in compagnia del vice sindaco fresco di nomina Raffaele Del Giudice, dottor Raffaele Del Giudice, con delega all'assessorato all'ambiente. Una poltrona pesante, anche perché eredita la poltrona anche di vice sindaco di Sodano, che è dimissionario per i noti problemi con la giustizia. Quindi un impegno forte sia nella giunta come vice sindaco che nell'ambiente. Ma innanzitutto è un onore per la città, per me, perché è davvero un onore enorme, è un onore far parte di questa giunta. Ringrazio Tommaso Sodano per il buon lavoro svolto, è un onore per me far parte di questa amministrazione, è un onore per me servire la città in un'altra veste. Certamente il lavoro da fare è tanto, è in prosieguo, cerchiamo di accelerare, di fare alleanze con la città, di chiedere la collaborazione. Oggi qui a Mostra d'Oltremare presentiamo i nuovi veicoli che non abbiamo pagato, abbiamo vinto un progetto europeo per la raccolta dei RAE, insomma stiamo cercando di fare delle cose belle per la città più bella del mondo. Lei durante il dibattito qui in Mostra d'Oltremare ha risposto in maniera anche piccata degli attacchi abbastanza gratuiti, manca forse ancora un qualcosa di importante nello spirito dei cittadini, quella collaborazione che lei in maniera molto accorata chiede sempre. Ma è evidente che quando si dice ai cittadini dateci una mano, chi non rispetta le regole si alza e inizia a criticarti, la coda di paglia. Io però le code di paglia le brucio sul nascere, io non consento a nessuno di dichiarare il mio operato, perché ho una storia. Quando io parlavo di ecomafie molte persone guardavano diciamo qualche divertente show, ecco, allora rispetto ad una storia, ad un impegno che poi ha prodotto anche qualche risultato. Io chiudo il bilancio di Asile Nativo per la prima volta nella storia, una singola persona che dice vabbè ma che dobbiamo fare, non lo consento, perché è un appello alla città, i tanti cittadini che ci stanno dando una mano, le associazioni, i comitati, le chiese, noi stiamo mettendo insieme un bene comune che è la città di Napoli. Prossimi progetti, ho visto che sono stati distribuiti nella settimana scorsa i continuatori per la differenziata nel quartiere Vomero, via Luca Giordano eccetera, quindi tra poco partirà anche lì la raccolta differenziata. Va detto che la differenziata adesso è estesa su tutta la città col sistema campane e col sistema dei bidoni magenta e marroni. Poi stiamo contemporaneamente estendendo i porta a porta man mano che abbiamo i finanziamenti. Va detto anche che quella del Vomero abbiamo avuto una grande collaborazione del presidente della municipalità, di tutti i consiglieri, e va detto anche che tra poco noi attaccheremo il grande progetto del lotto UNESCO, che è una cosa per noi complicata perché intervenire nel centro storico è davvero difficile. Napoli Flash 24, i cittadini di Napoli la ringraziano per il suo impegno e coraggio, ci vuole veramente tanta fatica, tanto sforzo e tanta buona volontà, e a lei non manca, siamo fiduciosi. Grazie a tutti voi.